Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi un video che vi avevo già preannunciato nell'ultimo video haul. È un secondo video haul con due ordini che mi hanno fatto aspettare un mese, quasi un mese, prima di arrivare, e non arrivavano da oltreoceano. Prima di iniziare con il video, come sempre, se ancora non siete iscritti al canale e volete rimanere in mia compagnia, dovete pigiare i soliti bottoncini, e se volete sostenere il mio video, il mio canale, lasciare un pollice in su a questo video, e grazie mille. Ma veniamo a noi. Approfittando di alcuni sconti imperdibili, ho preso un paio di prodotti che avevo in wishlist da molto tempo da due siti inglesi. L'altro ordine che vedrete invece l'ho fatto sul sito di Byterry. Questo ve l'avevo già anticipato anche proprio come contenuto nello scorso video, dove vi ho fatto vedere già un primo prodotto di Byterry che avevo in wishlist e l'ho trovato a un prezzo super vantaggioso da notino. Se non avete visto quel video, ve lo lascio sotto, linkato in descrizione. E proprio in quel video vi avevo detto che stavo aspettando un altro ordine fatto proprio sul sito, in questo caso di Byterry, che spedisce dalla Francia, se non mi sbaglio, che è proprio spedizione dalla Francia. Non ci ha messo molti giorni, adesso non ricordo di preciso, perché per aspettare gli altri due pacchi questo video ve lo sto facendo dopo un mese da quando ho fatto gli acquisti, e ho preso degli altri prodotti che volevo, soprattutto concentrandomi sulla base del viso, e con uno sconto del 15%, perché era il mio primo ordine, l'ho preso direttamente dal sito, perché alcuni dei prodotti che vedrete in automatico usufruivano di un omaggio di altri prodotti che sono proprio in vendita sempre sul sito. Forse non si è capito, ma adesso vi faccio vedere tutto e vi giuro vi si schiariranno le idee confuse da me e dalle mie chiacchiere. Cominciamo dall'ordine che ho fatto dal sito di Byterry, da cui ho preso un paio di prodotti che volevo proprio per completare la base del viso, e ovviamente non lo so, ma secondo me tanti di voi ci saranno arrivate parlando di base del viso, volevo assolutamente provare il loro fondotinta, lo Hyaluronic Hydra Foundation con SPF 30, di cui ho sentito parlare benissimo. Questa è sicuramente una base del viso adatta per pelli più esigenti, quindi non so, dai 30 a 40 anni in su, perché sono prodotti a base di acido ialuronico che promettono di fare una grana della pelle eccellente, di andare a riempire i piccoli segni, di idratare, lasciare idratato l'incarnato, e anche con un effetto luminoso. Non l'ho ancora provato, non ho provato niente di queste cose finora, vorrei tanto fare diversi video applicazione di prodotti, ma il tempo, il caldo sinceramente non lo permette, perché già girare questo video con le luci facendo solo vedere qualche cosa è quasi ai limiti della realtà. Per fortuna sono un paio di giorni in cui si respira leggermente di più, però prima o poi tutti questi prodotti assolutamente li vedremo e li useremo anche insieme. Questa è la confezione del fondotinta, ha un erogatore con il contagocce fatto così. Studiando un po' le colorazioni, alla fine ho deciso di prendere la 200N, e dice appunto di essere un fondotinta idratante e anche a lunga tenuta. Per finire la base del viso ho preso anche della stessa linea lo Hyaluronic Hydra Concealer. Questo è l'ultimo prodotto uscito della gamma, è per l'appunto il correttore, è un correttore fatto così. Questo qui, questa pennina si schiaccia qui sotto. Il colore che ho scelto è anche questo, il 200, il neutral, sì, natural, il 200 natural, senza occhiali come al solito, è una tarantella leggere. Ha l'applicatore fatto così, con un pennello anche piuttosto fitto, e poi si pigia qui sotto e fuori esce il prodotto. Anche questo è nuovo, non l'ho mai utilizzato ancora, e anche questo, quanto prima, lo utilizzeremo insieme. Le caratteristiche della formulazione sono un po' quelle che vi ho detto anche per il fondotinta. Come vi dicevo, c'erano degli omaggi per gli ordini fatti direttamente dal sito, e ad esempio con il fondotinta in omaggio c'era la spugnetta che trovate proprio in vendita sul sito di Byterry, per l'applicazione appunto del fondotinta, e quindi con un po' di sconto e la spugnetta in omaggio ho deciso di prendere tutto dal loro sito. Mi
hanno fatto scegliere poi una travel size di un prodotto tra quelli disponibili, e sono proprio prodotti in vendita sul sito. E ho scelto sempre della linea Hyaluronic la cipria, così ho proprio la base completa, ed è molto carina perché è proprio identica in tutto e per tutto alla sorella maggiore. Quindi la confezione, vedete, specchia un po', però eccola qua. E poi si apre e c'è la cipria, c'è la spugnetta eventualmente per applicarla, c'è anche lo specchietto, molto carina. E come campioncino ho scelto il primer sempre della linea Hyaluronic, così potrò provarlo, poi eventualmente mi dovesse piacere più in là potrei anche pensare di prenderlo in full size. Veniamo adesso all'ordine che ho fatto dal sito di Cult Beauty, che ci ha messo un bel po' ad arrivare, però insomma con molta calma poi arriva tutto. Ho acquistato un solo prodotto che avevo sempre in wishlist, perché sul sito di Cult Beauty questo prodotto costa già un po' meno rispetto al prezzo di vendita sia del sito stesso del brand che ad esempio di Sephora. In più c'era lo sconto, se non mi sbaglio, 20%, però non mi ricordo adesso bene. Sì, mi hanno scontato 6,90 euro dal prezzo di vendita e l'ho pagato 27,60 euro. Il prezzo iniziale era di 34,50 euro. Stiamo parlando di un prodotto di NARS. Questo è il Sun Kissed Bronzing Cream nella colorazione Laguna. Questo prodotto io l'avevo visto la prima volta dalla mia amica Serena, e gliel'ho visto dal vivo anche proprio applicato, e su di lei era bellissimo, proprio bello bello bello. Lei infatti è innamorata di questo prodotto, ne parla molto spesso, e quindi ho detto prima o poi lo prendo. Mi è capitato con questo sconto in più su un prezzo iniziale che era molto vantaggioso, e quindi ho deciso di prenderlo. C'è stato un giorno durante il mese di giugno in cui Cult Beauty ha messo lo sconto 20 su tutto. Anche questo è un prodotto che ancora non ho toccato, sto comunque provando, portando avanti altri prodotti nuovi e non, sinceramente, quando mi trucco. Il colore è questo, sembra scuro, invece una volta applicato e sfumato è meraviglioso. Del color Laguna io ho la polvere compatta, il bronzer in polvere compatta, e ve ne parlo da tanto tempo perché ce l'ho in una palette viso di NARS che amo tantissimo, e quindi volevo assolutamente aggiungere anche il prodotto cremoso. Anche questo quanto prima lo useremo insieme. Questo è l'ordine che mi ha fatto penare più di tutti, ed è l'ordine di Beauty Bay. È un ordine che ci ha messo ancora di più di quello di Cult Beauty. A un certo punto, parlando con l'assistenza clienti, l'ordine sembrava essere andato perso, poi è rispuntato fuori. Poi loro si sono affidati adesso a un corriere nuovo per l'Italia che è Hermes. Non l'avevo mai sentito. E anche le notifiche da parte di questo corriere sono un po' così all'acqua di rose, praticamente non ci sono, e alla fine mi è arrivato quest'ordine con una consegna tipo alle 7 di sera, una roba assurda, però è arrivato. Perché ho fatto quest'ordine da Beauty Bay? Ho fatto quest'ordine perché Beauty Bay rivende un brand che non si trova facilmente in giro, e c'è una palette di questo brand che da quando è uscita me ne sono letteralmente innamorata, per colpa anche di Mel Thompson, che ne ha parlato benissimo, ha fatto dei trucchi meravigliosi, e a forza di vederla da lei, da quando appunto è uscita, l'ha infilata in vari, le fa diversi video, avendo tantissimi prodotti, tantissime palette, spesso fa questi video dei preferiti, mi pare che fece il video delle palette preferite per la primavera, e ritornò fuori questa palette, ce l'avevo sempre davanti. Quando ho visto proprio il primo video in cui ne parlò, qui in Italia o comunque a livello europeo non l'avevo trovata da nessuna parte, e avevo anche pensato di prenderla dal sito americano, da Beautylish. Poi ho detto vabbè, vediamo, aspettiamo, magari arriverà. È arrivata effettivamente su Beauty Bay, ma con un prezzo nettamente maggiore che acquistarla da Beautylish con tutte le spese per quanto riguarda le tasse doganali, quindi non l'ho presa.
Un giorno entro su Beauty Bay e questa palette era scontata del 40%, e quindi capite bene che ho fatto l'ordine. Ci ho messo un bel po', la palette è arrivata e ragazzi è una meraviglia. La palette in questione è del brand che si chiama Homa, si dovrebbe pronunciare così, è scritto Woma. È un brand nato dalla sua ideatrice proprio con l'idea della super inclusività del make-up, e questa è la collezione Coming to America. C'erano vari pezzi in questa collezione, tra cui questa palette. Anche il packaging è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Non ricordo quanto l'abbia pagata questa, però appunto era scontata del 40%. È stupenda, con queste greche, il disegno cangiante davanti. La gamma colori, come la vedrete, mi riconoscerete in questa gamma colori, per cui da quando l'ho vista ho detto no, è bellissima, se la trovo la prendo. Spero, ecco, forse così riuscirete a vederla, ma è di una luminosità, i luminosi sono pazzeschi, pazzeschi, e anche i colori matte si sfumano una meraviglia, perché come vi ho detto, non solo poi ho visto i video di me, l'ho visto anche altri video, è davvero una palette con una qualità incredibile, un brand di cui qua in Italia però non parla praticamente nessuno, ma bella, bella, bella. Io che in genere butto subito anche le plastichine, avrò difficoltà anche a buttare questa, perché c'è tutto un disegno sopra, è molto bella anche la plastica protettiva. Vi ho swatchato quattro colori per farvi vedere la pigmentazione di questa palette, due luminosi e i due matte. Messi così sulla mano, cioè guardate, questi matte sembrano cremosi. È una roba commovente, è bellissima, non vedo l'ora di utilizzarla. E questi sono i miei ultimi acquisti, in realtà del mese di giugno, perché questi acquisti sono stati fatti nella prima decina di giugno più o meno, per cui sì, un mese fa. Ci aggiorneremo con nuovi acquisti, promo, saldi, anche perché adesso un po' tutte le aziende, tutti i siti stanno uscendo con i saldi estivi, e qualcosa ho già combinato, e spero quanto prima di riuscire anche a farvi vedere in azione tutti questi prodotti, perché come vi dico sempre sono i video quelli alla fine più utili. E in onore della palette Coming to America la bandierina sarà quella USA, e se non avete l'emoji la parola sarà America, che poi non è Stati Uniti, però ne devo scegliere una di bandierina, quindi ho scelto quella stelle strisce. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, e ci vediamo alla prossima. Cioè, questa meraviglia, vi rendete conto? Meraviglia!